Salve a tutti, cari amici. Ci troviamo tutti in casa, tranquilli. E cosa c'è di meglio che leggere un bel fumetto o un bel libro? Un'altra cosa interessante è realizzare un bel fumetto o un bel libro. E noi disegnatori siamo comunque tutti al lavoro. Non abbiamo avuto in questo senso problemi di sorta. Noi siamo abituati a lavorare a casa, il nostro lavoro è solitario più delle volte, tranquillo, ci confrontiamo con il nostro capo redattore editor una volta al mese circa, a volte anche di più, e mandiamo le tavole, a volte come adesso, soprattutto via internet, per cui a noi tutto sommato questa segregazione ha cambiato poche cose. E mi piace farvi entrare nel mio piccolo studio dove realizzo i miei disegnini e non posso far vedere molte cose se non di sfuggita una delle tavole che sto realizzando per la storia di Mefisto. Vi vorrei mostrare invece una cosa particolare, una dei rari acquarelli che ho realizzato ultimamente e questo andrà sulla copertina della rivista Il Fumetto dell'Anafi. Una cosa, ho praticamente colorato un disegno che avevo realizzato in bianco e nero per la mostra di Reggio Emilia. Una delle poche cose extra che mi concedo perché il lavoro sulla storia di Mefisto mi impegna moltissimo. Qui però vi vorrei ricordare un'altra cosa. Parlavamo di libri, è bello leggere un libro, è bello mettersi sul divano tranquillamente. Io vi volevo ripresentare il libro a cui tengo particolarmente, perché è un po' il sunto di 40 e passa anni di lavoro nel mondo dei fumetti. È stata una grande soddisfazione per me il fatto che la Bonelli mi abbia chiesto di realizzare questo volume, l'artbook dedicato a me, dopo i bellissimi volumi dedicati a Giovanni Ticci, che è un po' il mio maestro, e all'amico Bruno Brindisi. È un volume che ancora si trova in libreria, che abbiamo presentato anche al Salone del Libro di Torino con, devo dire, un lusinghiero successo. E a questo libro sono particolarmente affezionato perché mostra anche le cose che non avevo mai mostrato prima, cioè i fumetti che facevo da ragazzo e li facevo sui quaderni, in pratica. E quindi, insomma, è stato riscoprire gli idoli della mia infanzia. Questo è un fumetto che ho realizzato a circa 12 anni, ispirato a Flash Gordon, che era insieme a Tex il mio fumetto preferito. E da lì poi c'è un po' un'antologia di tante cose che ho fatto negli anni, compreso quelle che non avrei voluto far vedere, tipo i fumetti erotici che realizzavo negli anni 70 per lo Studio Riga. Questo, fra l'altro, è il mio primo personaggio in assoluto. Si chiamava Eva Drum, appunto Lady Lust, e dovete pensare che un ragazzo di 19 anni a cui viene chiesto di creare un suo personaggio e una sua collana, insomma, un po' di timore l'ho avuto, ecco. E alla fine è stato un po' il fumetto che mi ha fatto un po' più conoscere e da lì è nata tutto il resto della mia carriera. Questo volume ripercorre tanti motivi di questa carriera, compreso cose meno viste, per esempio cose a colori, a cui tengo particolarmente, o illustrazioni che si vedono raramente, perché a volte le facciamo per fanzine e per riviste a non altissima tiratura. Ecco, queste cose qui sono poco viste e mi fa piacere che finalmente sono state stampate. Ci saranno anche altre novità a livello librario, di cui vi parlerò in un altro video che realizzerò presto. Intanto vi invito a continuare a leggere i nostri albi. Noi continuiamo a lavorare, la storia di Mefisto è quasi a metà più o meno, io penso che nel giro di un anno e mezzo, due, forse riusciremo a mandarla in edicola. Tanti lettori mi chiedono appunto di vederla, però la storia è impegnativa e lunga e Boselli e io ci stiamo impegnando al massimo, lo stesso i bravissimi fratelli Cestaro che stanno realizzando e finendo la prima parte. Avremo una lunghissima storia che spero sarà di
di vostro gradimento e che insomma riuscirà a soddisfare le voglie di fantasia e di horror dei lettori texiani. Per ora vi saluto e vi rimando a un prossimo video in cui vi parlerò di un'altra cosa. Grazie, ciao.